Abbiamo due sedi dove ospitiamo quasi 80 ragazzi disabili con diverse disabilità e dove offriamo loro molteplici attività, da quelle artistiche a quelle sociali, a quelle che mirano all'inserimento lavorativo. Almeno 2 o 3 volte all'anno loro vengono nella mia azienda e io gli do la possibilità di poterli formare, questi ragazzi, a farli diventare almeno pasticcere per un giorno. Non bisogna solo guardare avanti, che è giusto che un imprenditore guarda avanti, ma principalmente anche alle nostre spalle per vedere chi ne ha bisogno e intervenire nel momento giusto. La tradizione del dono dell'uovo di Pasqua come momento per sottolineare il lavoro svolto dalle associazioni e la generosità di imprenditori e commercianti napoletani che spesso si impegnano in favore delle persone meno fortunate, con gesti concreti ma soprattutto con collaborazioni quotidiane per accompagnare i servizi offerti dalle istituzioni. Perché per noi è fondamentale recuperare la dignità delle persone disabili pensando non solo alle attività quotidiane, ma anche al loro desiderio di affettività, di creare una famiglia, di creare una rete reale, socialmente reale, intorno alla loro vita. Quindi si ripete di nuovo questo evento, ecco, proprio nei giorni pasquali, per il simbolo della pace, l'uovo di Pasqua, e lo facciamo con Alessandra, con Antonio, ma con tutti quelli che ci vogliono stare accanto, e anche tanti imprenditori che comunque dietro alle quinte ci danno una mano per gli altri eventi di solidarietà. Oggi due appuntamenti bellissimi, uno qui nella sede di A Ruota Libera e nel pomeriggio a Scampia invece con Suor Eduarda e un lavoro dedicato con le bambine e bambini di Scampia e del Campo Rom. Abbiamo voluto per l'ennesimo anno confermare questa iniziativa di solidarietà, non soltanto perché noi abbiamo il dovere, non solo con le parole ma con i fatti, di essere vicino a queste realtà, ma soprattutto perché auspichiamo di lanciare un messaggio a tutte le napoletane e napoletani, che è quello di dedicare un po' di tempo della propria giornata e anche un po' delle proprie risorse a conoscere e a sostenere queste realtà, che sono realmente il grande orgoglio della città di Napoli e che tante volte vivono delle difficoltà. Il modo per rompere le difficoltà è quello di essere vicini e soprattutto essere insieme.